una donazione di nulla, neanche delle eccedenze, perché si è già abbastanza dedicati a cercare di arrivare a fine anno con i bilanci in pareggio. Per cui questo contributo, l'abbiamo già spiegato, è un contributo che semplicemente avvicina alla valutazione del ciclo di vita, avvicina a un'educazione anche su quello che è il rifiuto organico, che non è un rifiuto, che è stato creato proprio dall'ecomafia stessa. L'autocompostaggio è semplicissimo, avviene a casa propria, nel proprio giardino, nello spazio del proprio esercizio commerciale o con piccoli impianti elettromeccanici da massimo 1.000 tonnellate e nei comuni. Non avviene invece con i mega impianti, tanto più se questi hanno bisogno di incentivi come gli impianti a biogas. Grazie. Grazie a lei, colleghi. Mi scuso con voi e soprattutto con gli alunni e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Bolisani di Isola della Scala, in provincia di Verona, che assistono ai nostri lavori e non, come ho erratamente detto prima. Bene, abbiamo iscritto a parlare l'onorevole Corsaro. Grazie, signor Presidente. Io non ho ancora avuto modo di leggere fino in fondo il fascicolo degli emendamenti, ma mi attendo che sulla scorta di quanto è stato detto negli ultimi 10-15 minuti troveremo anche un emendamento che tassa gli italiani che circolano senza la maglietta della salute. Ma in attesa di quello, che certamente troveremo, ci occupiamo di quanto stiamo trattando in questi 3 emendamenti consecutivi. Esordisco col dire che fa veramente specie che la forza politica a noi dirimpetta, che si è contraddistinta e si contraddistingue per delle battaglie che chiedono la liberalizzazione dell'assunzione delle sostanze stupefacenti, oggi difenda l'aumento della tassazione su alcuni prodotti alimentari, adducendo a giustificazione di questa proposta il fatto che l'assunzione di questi prodotti comporterebbe qualche danneggiamento alla salute. Mettetevi un po' d'accordo con voi stessi, perché se vale questa presunzione, poi dovete rivedere un attimino tutta la formulazione della vostra concezione teorica sull'assunzione delle sostanze stupefacenti. Così come, voglio dirlo rivolgendomi per il suo tramite, signor Presidente, ad alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno parlato relativamente all'emendamento che ha preceduto, sostanzialmente simile, identico per le finalità a quello di cui trattiamo adesso, che dicevano che con l'assunzione... Mi scusi, signor Corsaro, colleghi, c'è un collega che sta parlando, adesso capisco che siamo felici, ma prego. Con l'assunzione di determinati alimenti le persone, come dire, possono aggravare le loro condizioni di salute e quindi comportano un aggravio sulla socialità, e quindi mettere le tasse serve a impedire un aggravio sui costi sociali. Ora, Presidente, anche qui, se questo fosse il tema, se per davvero volessimo condizionare le scelte soggettive sull'uso di un tipo di alimentazione piuttosto che l'altro, giustificando questa circostanza con il fatto che l'assunzione di alcuni alimenti comporta un danneggiamento alla salute e che questo danneggiamento alla salute poi determina un aggravio dei costi sociali per l'assistenza sanitaria che percentualmente aumenterebbe verso i fruitori di un bene piuttosto che di un altro, basterebbe semplicemente dire che chi si reca presso le strutture pubbliche per avere un tipo di assistenza sanitaria e si accerta che quel tipo di prestazione sanitaria viene determinato per via di una volontaria e coscienziosa assunzione di sostanze insalubri, a fronte di quelli non vale il pagamento gratuito delle prestazioni sanitarie. Ma vede, Presidente, non vediamo più perché è finito il tempo. Concludo, Presidente. Il tema vero è che noi stiamo cercando di sostenere che con questa concezione tassiamo i comportamenti sbagliati. Non è questo il tema. Il tema vero è che qua, una volta di più, si vuole far cassa cercando di alimentare la costruzione del monte fiscale esattamente a carico delle cose cui i cittadini tendenzialmente fanno più fatica a rinunciare: il carburante delle automobili, l'assunzione di determinate bevande. Non mi metta in difficoltà, onorevole Corsaro. Grazie.
È iscritto a parlare onorevole Zaratti, prego. Grazie Presidente, non sfuggirà a nessuno che nonostante ci sia una grande tassazione sul tabacco e sulle sigarette è possibile acquistarle nel nostro Paese. Cioè se si va al tabaccaio qui alla Camera, si vuole comprare un pacchetto di sigarette, si può fare. Voglio tranquillizzare il collega Corsaro. Né da parte nostra c'è l'idea di voler impedire la vendita e il consumo di quei prodotti che hanno un eccesso di grassi, un eccesso di zuccheri. Stia tranquillo l'onorevole Corsaro che domani mattina potrà fare colazione con una merendina tranquillamente e potrà bere la sua Coca-Cola. Non ci sono problemi. Quello che diciamo è che per